È il momento della rassegna stampa e allora partiamo dal Corriere della Sera. Berlusconi, un'intervista al leader di Forza Italia: ora riabilitatemi la richiesta ai giudici per rientrare in gioco. Casellati dice: i veti sono un errore. La politica Di Maio frena sul centrodestra, inchiesta Expo a Milano, prosciolto il sindaco Sala. In centropagina si parla invece dell'operazione antiterrorismo di ieri tra Latina e Roma, le chat, gli arresti, così si formano i seguaci di Amri, terrorismo smantellata la rete italiana, appunto, dell'attentatore che colpì nel 2016 a Berlino. Troviamo questa notizia anche sulla prima pagina della Repubblica, che tuttavia apre con la politica e i fatti di casa nostra. Camere, Movimento 5 Stelle acchiappa tutto, il patto Grillini centrodestra esclude il PD dagli incarichi chiave, ora pressing sulle nomine. Di Maio, due punti, convergenze a sinistra, i dubbi di Franceschini, ma resiste la linea d'opposizione. La fotonotizia, dicevamo, la cellula di Amri voleva colpire la metropolitana di Roma, allerta a terrorismo, avete sentito anche l'ultima ora, questo arresto a Cuneo di un tunisino, se non ricordo male la nazionalità, marocchino comunque vi aggiorneremo poi nei nostri giornali orari. Fondo pagina, Istanbul, trovato il corpo del manager, era partito all'improvviso, mistero sulla sua morte. E poi uno studio di Banca Italia: cala la popolazione in età lavorativa, gli immigrati non basteranno più. Andiamo sulla stampa. Intesa col PD, il piano B dei Grillini, programma in 5 punti e un altro candidato premier, Franceschini sfida Renzi, sì al dialogo, la partita a scacchi verso il governo, i 5 Stelle pronti a una legge sul conflitto di interessi anti Berlusconi. In centropagina una foto con 5 cerchi e lo sfondo del Duomo di Milano, Olimpiadi, il sogno unisce Milano e Torino, la mossa del CONI, la coppia di città per i giochi invernali del 2026, ora tocca al CIO decidere, appunto, la proposta di unire le due città per le Olimpiadi invernali, dopo che appunto il sindaco di Torino si era proposta per le Olimpiadi appunto del 2026. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, ecco qui l'apertura: premi e welfare, nuovo fisco, sconti più facili sugli incentivi alla produttività, le regole per auto e polizze. E poi una circolare delle entrate fa il punto sulla tassazione dei bonus per i risultati e dei servizi per i dipendenti. La centropagina, rottamazione in arrivo, 300.000 lettere, l'agenzia della riscossione segnala la possibilità di adesione ai contribuenti con carichi non ancora notificati. Negli inviti il conto degli importi dovuto per la sanatoria domande entro il 15 maggio. Passiamo allo sport con la Gazzetta dello Sport e l'apertura è dedicata a Ringhio, a Rino Gattuso. Ringhio Ring, l'uomo della rinascita Milan, rinnovo con vista Champions, giorni caldi per Gattuso atteso da Juve Derby, lui però a Torino si esaltava da giocatore e i cugini li ha eliminati in Coppa. E poi un ricordo per Emiliano Mondonico, morto ieri a 71 anni, ciao mondo. Emiliano Mondonico era l'allenatore artigiano che col calcio all'italiana lanciò in Europa Atalanta e Toro. Dalla prima pagina del Corriere dello Sport, il Corriere dello Sport gioca in anticipo Juve-Milan, sposa la Juve, Max, parla Lippi, ad Allegri dico la signora non si lascia, Gattuso mi piace molto, il titolo è bianco-nero e poi Milan assegno io, parla Cutrone, lo stadium non mi fa paura, Buffon ho fatto gol in nazionale, sto studiando Super Pippo, anche qui troviamo il ricordo di Mondonico, addio mondo, grinta, tecnica e ironia. Andiamo da Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. I giornali continuano a seguire il filone, a loro giudizio evidentemente appassionante, delle discussioni pre-governative, chi fa il presidente, io ti metto il veto, tu sì, io no. Io lo trovo tutto questo di una noia mortale. In compenso ci sono le questioni di sostanza che non solo sono più istruttive, ma sono anche più promettenti, anche in parte adesso vedremo forse divertenti. Le pensioni. Le pensioni sono un tema eterno, torneranno sempre. La sostanza attualmente in Italia si può andare in pensione secondo la legge se si hanno almeno 66 anni e 7 mesi. Dal 1 gennaio del 2019 prevede la legge si andrà in pensione quando si avrà almeno 67 anni. Avverso questa realtà c'è stata una grande polemica, vogliamo abrogare la legge Fornero, però ripeto, oggi si dovrebbe andare a 66 anni e 7 mesi, ma nella realtà, nei fatti, non è vero,
perché nei fatti si va in pensione a 63 anni e mezzo, la media sto parlando, naturalmente. Quindi oggi in Italia, nonostante la legge dica che si deve andare in pensione a 66 anni e 7 mesi, nei fatti si va in pensione mediamente a 63 anni e mezzo. La Lega, ma anche il Movimento 5 Stelle, la Lega aveva detto noi aboliremo la legge Fornero che prevede queste cose, è la prima cosa che faremo arrivando al governo, la cancelleremo. Oggi, interessantissima intervista ad Alberto Brambilla che rilasciata al Messaggero. Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, è un esperto, molto esperto nel settore delle pensioni ed è anche l'uomo che ha dato le idee alla Lega, cioè ha fornito gli elementi sui quali è stata costruita quella posizione. Cosa dice Alberto Brambilla? Alberto Brambilla dice che per la Lega bisogna fare quota 100, cioè la somma di anni anagrafici più anni contributivi, e si potrà andare in pensione, se passa la proposta, a 64 anni con 36 anni di contributi, e specifica, per essere chiari, che è escluso che possa andare in pensione prima di 64 anni. Ma noi adesso ci andiamo a 63 anni e mezzo, se anziché parlare di bandiere si parla di sostanza, stiamo parlando di 6 mesi di differenza, 6 mesi, certo hanno un costo anche questi 6 mesi, ma non è quello che si è detto, non è quello che è stato sbandierato, non è la fine della legge Fornero, tant'è che dice lo stesso Brambilla testualmente, la riforma Fornero ha ereditato un 60% di cose che erano già state fatte dai governi precedenti, come l'adeguamento dell'età alle aspettative di vita introdotto dal governo Berlusconi. Governo Berlusconi di cui non solo la Lega faceva parte, ma fu introdotta su proposta di un gruppo di studio guidato da Alberto Brambilla, cioè l'esperto che fornisce le idee alla Lega. Se anziché strillare sempre a destra manca, ci si dedica allo studio delle questioni puntuali per come stanno, non solo se le soluzioni sono un po' più a portata di mano, ma anche i costi delle follie scendono, e non poco. Grazie e buongiorno, morghi a tutti. Allora, si apre il lungo weekend pasquale, quindi è giusto parlare anche degli italiani che partono in viaggio per passare qualche giorno lontano da casa. Questo lo facciamo con il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Eccoci, direttore. Allora, i dati parlano di 10 milioni di italiani, forse anche di più, che saranno in viaggio per queste festività. Possiamo dire che in previsione delle vacanze estive questo è un buon inizio. Sì, un buon segnale che conferma un trend che già dall'inizio dell'anno si va manifestando. Abbiamo avuto anche un ottimo andamento per le settimane bianche e per i weekend sulla neve. Nel complesso un segnale di fiducia per chi lavora in questo settore, ricordiamolo, più di 1 milione di persone. Quindi tanti italiani in vacanza che godono un meritato periodo di riposo, tanti italiani al lavoro per un settore che dà molto alla nostra economia. Certo. Lei ha parlato della montagna, delle settimane bianche di tanti italiani, ma quali sono le altre mete preferite dagli italiani per queste vacanze di Pasqua? Si andrà nelle località d'arte soprattutto, ma anche in montagna, al mare, ai laghi, alle terme. Io ricordo sempre che abbiamo la fortuna di vivere in un paese con una ricchissima offerta. Certo. Ovviamente la stagionalità può condizionare di volta in volta la preferenza per una destinazione rispetto che un'altra, ma come vedete, per chi ci sente e ci segue in occasione di principali appuntamenti, tutte le mete tornano in tutte le occasioni. Ho nominato anche il mare prima, che in questo momento non è probabilmente la destinazione in cui si va a fare il bagno, può essere un'ottima destinazione per una passeggiata o per gustare il buon cibo, per vedere le buone località. A maggior ragione ovviamente le località d'arte e la montagna in questo periodo. Anche i laghi e le terme, ricordo, fanno parte del nostro pacchetto. L'ha fatto bene a citare le terme, perché parliamo sempre di città d'arte, ma anche tutte queste località termali, che poi hanno anche una storia magari importante, vanno visitate. Ma direttore, ci conferma che ci sono in aumento anche gli stranieri che vengono a visitare e a scoprire il nostro paese? Assolutamente sì, i dati che noi diamo, dati favorevoli, positivi, più di 10 milioni in vacanza
in aumento rispetto all'anno scorso sono dati relativi alla clientela italiana, ma abbiamo segnali confortanti, anche se in questo momento non esattamente misurabili, anche dal mercato straniero. L'Italia è una destinazione che piace, che attira, viene percepita come una destinazione sicura e quindi ormai da più di qualche anno che continuiamo a vedere flussi sempre crescenti. Tornando a parlare degli italiani in vacanza, l'anno scorso è stato un'annata splendida per voi, un'annata quasi record. C'è anche ottimismo, c'è lo stesso approccio per il 2018. Che cosa si aspetta Federalberghi per quest'anno? Il 2017 è stato un anno positivo, non il primo, è stato l'ennesimo anno positivo. Dopo tanti anni bisogna ricordare in cui le cose hanno andate male. Consideriamo che il 2018 aiuti a consolidare questi dati, non si può ovviamente ogni anno crescere a doppia cifra. Confidiamo che ciò da un lato consenta un irrobustimento delle situazioni aziendali e quindi la possibilità di effettuare nuovi investimenti per migliorare l'offerta. Abbiamo un nuovo Parlamento e speriamo a breve avremo anche un nuovo governo, a loro chiediamo di accompagnare le imprese che investono, di aiutare questo settore, perché questo settore, come dicevo, dal lavoro, da occupazione, dal reddito può essere il vero volano della ripresa dell'economia italiana. Quindi questo turismo che è in crescita, forse anche grazie alla facilità con cui possiamo reperire informazioni per un viaggio o magari prenotare, ci riferiamo ad esempio insomma a internet, alle nuove tecnologie. Gli italiani, direttore, come preferiscono prenotare una vacanza o un albergo? C'è un uso sempre maggiore della rete, sì. Più del 50% degli intervistati, 53,4% dice il nostro campione, utilizza i social media e la rete per decidere o quantomeno per informarsi sull'offerta in diverse località, sui prezzi, sulle strutture in cui andare. Molto confortante è la circostanza che quasi il 60%, il 58,8% degli intervistati abbia prenotato o prenoterà, perché c'è ancora qualche prenotazione all'ultima ora, l'alloggio in cui trascorre le vacanze di Pasqua rivolgendosi direttamente alla struttura ricettiva. Il 25% lo farà utilizzando il sito internet dell'albergo, mentre il 33% la contatterà attraverso email o attraverso telefono. Ricordo che contattando direttamente la struttura si possono spesso avere condizioni in favore e possono in taluni casi riguardare il prezzo, in altri riguardare sistemazioni e soluzioni particolari. Certo. La differenza che passa fra un grande supermercato in cui c'è una scelta sì, ma ci sono prezzi fissi e una gamma di prodotti relativa, e invece la possibilità di avere, rivolgendosi alla struttura, una soluzione personalizzata e un prezzo trattato di volta in volta. Certo, sicuramente sono sempre di più anche le applicazioni che permettono, comunque i programmi, i siti internet che permettono di prenotare un po' la vacanza uscendo, no, da quei filoni classici proprio delle agenzie di viaggio, delle stesse agenzie di viaggio che sino a poco tempo fa erano un po' l'unico modo, no, per prenotare una vacanza. E allora ringraziamo il direttore generale di Federalberghi che è stato con noi quest'oggi, Alessandro Nucara, grazie e buona giornata. Buona Pasqua a tutti. Grazie. E buone vacanze italiane a tutti. Grazie, buona Pasqua anche a lei. È il momento di parlare della Pasqua, l'abbiamo detto, si apre il weekend e allora il nostro paese è talmente meraviglioso che è facile trovare dietro l'angolo tanti avvenimenti e tante situazioni differenti e quindi ci piace raccontarlo facendo un po' il giro del paese con i nostri corrispondenti. E allora direi che partiamo con Raffaella Coppola. Buongiorno Raffaella. Sì, buongiorno a voi. Ciao Raffaella, anche perché Roma in un certo senso, un po' come tutte le festività religiose, come anche per il Natale, è un po' il punto focale di queste celebrazioni, giusto? Certo, epicentro direi, proprio un epicentro di celebrazioni a livello carattere ovviamente religioso e la prima, se vogliamo, di oggi, insomma di questa sera, è la Via Crucis e sarà una Via Crucis rivoluzionaria, perché quella che si terrà questa sera al Colosseo, per quella che si terrà questa sera al Colosseo, Papa Francesco si è affidato ai ragazzi, sono 15 giovani tra i 16 e i 28 anni invitati a scrivere le meditazioni per la Via Crucis e ben 12 di loro sono ragazze. La guida è quella di Andrea Monda, professore di religione al liceo classico di Pilo Albertelli, ed è anche un po' una scelta omaggio in vista del Sinodo dei Giovani che si celebrerà il prossimo ottobre. Tra i temi delle meditazioni il senso dell'ingiustizia nella condanna di Gesù o il dramma dei migranti, ma anche il mistero della morte che spesso viene rimosso.
Questo per dare qualche anticipazione su quello che i ragazzi leggeranno questa sera. Però diciamo che a Roma poi ci saranno anche tante altre manifestazioni, no? Che culmineranno poi ovviamente domenica con ciò che avverrà in Vaticano. Assolutamente sì, si parte comunque sempre oggi dalle 17 con la messa della Passione e poi domani ci sarà la veglia pasquale in San Pietro, sempre presieduta da Papa Francesco, e la domenica di Pasqua sul Sagrato della Basilica celebrerà la Santa Messa, al termine della quale ci sarà pure il messaggio pasquale, la benedizione Urbi et Orbi alla città di Roma e al mondo. In più diciamo che sarà anche una Pasqua blindata a Roma. Certo. Visto quello che è successo anche negli ultimissimi giorni, ma insomma in realtà più o meno è sempre così durante gli eventi che ovviamente richiamano a Roma tantissimi turisti ma anche tanti pellegrini, per alimentare proprio la sensazione, la percezione di sicurezza. La questura ha messo giù un piano di sicurezza in 52 pagine, ma anche e soprattutto fa scendere in campo per questo weekend pasquale 10.000 uomini a disposizione H24. Ci saranno dei varchi, dei metal detector, ovviamente la sorveglianza stretta della Green Zone che va dal Colosseo a San Pietro, il centro di Roma, insomma diciamo un po' tutto il centro di Roma. Sì. Sarà monitorato con una rete di telecamere, ma anche ci saranno dei controlli, delle pattuglie anche in periferia. Sono pronti a intervenire anche i reparti speciali di polizia e carabinieri. Quindi un piano sicurezza davvero massiccio in vista di questa Pasqua. La cronaca del resto insomma ci fa stare particolarmente attenti. Grazie a Raffaella Coppola, ci spostiamo a Milano, abbiamo un minuto anche per Giuseppe Morello. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, immagino che anche Milano si dovrà avere a che fare anche con, come dire, con gli impegni per la sicurezza, come dire, i controlli di sicurezza per evitare che ci siano problemi. Sì, sono previsti controlli di sicurezza maggiori in questi giorni, o più sulle strade, in città invece a Milano, misure antiterrorismo come parlava, simile a quella di cui parlava Raffaella Coppola. In più su Milano incombe questa incertezza del maltempo, per cui la Pasqua sarà un po' incerta, sia Pasqua che Pasquetta. È previsto che tra oggi e domani il tempo non sia bellissimo, sono previste piogge sparse, temporali, e invece lunedì dovrebbe essere una giornata leggermente migliore. A parte le celebrazioni religiose, Milano si prepara a questa Pasqua anche con, diciamo, tanto intrattenimento, come accade del resto in altre città. Sì. Saranno musei aperti, ci saranno molte iniziative per bambini nei vari rioni, c'è una caccia al tesoro nell'orto botanico e con i ragazzi che devono imparare le piante attraverso questa caccia al tesoro. Un po' di iniziative, ripeto, in parte condizionate dal maltempo. Perché se sono previste all'aperto sarà un problema in caso di pioggia. Grazie a Giuseppe Morello per questo aggiornamento da Milano e dalla Lombardia, la Toscana, Firenze. Massimiliano Mantiloni, buongiorno, che Pasqua sarà? Buongiorno a voi. Beh, intanto incerta dal punto di vista meteo e con misure di sicurezza rafforzate, ma questo ve l'hanno già raccontato tra Roma e Milano. Io volevo invece portarvi dentro un po' la tradizione, anche una tradizione che affonda le proprie radici a circa 350 anni fa. Mi riferisco alla celebre Pasqua fiorentina, ossia relativa a quella dello scoppio del carro. Il carro decorato, detto anche il brindellone, non so se avete mai sentito questo nome, tipicamente fiorentino, è una torre alta di 2-3 piani e viene trainato da due buoi per le strade di Firenze con tanto di corteo storico, questo fino a Piazza Duomo, dove l'arcivescovo, proprio all'interno della cattedrale, accende con il fuoco un razzo a forma di colomba, detta colombina, perché simboleggia lo Spirito Santo. Questa a sua volta vola fuori dalla chiesa percorrendo un filo che va a colpire il carro nella piazza e dando vita a spettacolari fuochi d'artificio. Nell'antichità, attenzione, perché questo era un rituale che aveva un significato, perché nell'antichità si diceva che se la colombina compiva un percorso netto sul filo senza interruzioni, il raccolto era assicurato. Quindi è una tradizione davvero antichissima che verrà ricordata in questi giorni. Grazie a Massimiliano Mantiloni. Ci spostiamo a Napoli. Roberto Alpino, buongiorno, che Pasqua sarà? Sì, buongiorno a voi tutti da Napoli. Io mi trovo all'aeroporto di Capodichino, che pullula di gente in partenza per il weekend lungo. Premesso che un lungo capitolo a parte meriterebbero le prelibatezze che imbandiranno le tavole della popolazione campana, dalla pastiera di grano al tortano e al casatiello, tanto per citarne alcune, diciamo che per i molti che resteranno in zona invece tante sono le iniziative previste.
domenica e lunedì i principali musei, parchi archeologici, sì, e monumenti resteranno aperti rispettando il normale piano orario per la che prevede tra l'altro per la sola giornata di Pasqua l'ingresso gratuito, attenzione, in occasione di domenica al museo. Perché cade proprio nella prima domenica del mese. Ok, vabbè. Dagli scavi di Pompei, Ercolano, Museo di Capodimonte, Pestum e Reggio di Caserta. Per quest'ultima tra l'altro è prevista anche l'apertura straordinaria martedì 3 aprile, che è normalmente un giorno di chiusura. Domani si terrà Tarantelle nel Museo del Sottosuolo, spettacolo di musica e balli popolari, appuntamento per chi volesse partecipare, in piazza Cavour alle 18.30. A piazza Dante inoltre nei giorni 1, 2 e 3 street food nel Festival delle Due Sicilie, evento gastronomico che vede protagoniste le regioni meridionali, e prevedibilmente prese d'assalto per chiudere le, sì, isole del Golfo, che complice il bel tempo previsto per Pasquetta, consentiranno, uh-huh, un gradevole primo bagno stagionale a chi vorrà. Beati voi che potete almeno pucciare i piedi in acqua. Grazie Roberto Alpino per Napoli, Mantiloni per Firenze, Giuseppe Morello per Milano e Raffaella Coppola per Roma. E ora siamo vicino a Pasqua, e allora il cioccolato è il re delle delizie di questa Pasqua, e allora vogliamo parlare proprio di questo con Gilberto Mora, presidente della Compagnia del Cioccolato, l'associazione che riunisce le cioccolaterie più famose d'Italia. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, la tradizione di Pasqua ci porta al cioccolato, non solo uovo, probabilmente, perché a seconda delle zone del mondo ci sono delle tradizioni diverse. Penso al coniglietto, ad esempio, di cioccolato che va tanto di moda in Germania. Il Lisserbani, certo. Sì. Quindi... Ma senta, è una tradizione quello dell'uovo di Pasqua al cioccolato, che ovviamente si lega alla grande tradizione dello scambiarsi le uova di Pasqua, molto molto antica, per cui voglio dire, insomma, non dimentichiamo, soprattutto per noi che siamo in Italia, che l'uovo è sempre rimasto per la Pasqua cristiana il dono augurale, il simbolo della resurrezione dal sepolcro. Ma se cominciamo a parlare di uova di cioccolato, probabilmente, o direi quasi sicuramente, è Luigi XIV che fece realizzare dal primo grande cioccolatier francese, David Chailloux, che aveva addirittura il diritto esclusivo a vendere cioccolato a Parigi ai primi del Settecento, sia cioccolato e sicuramente anche uova. Ovviamente allora, per le conoscenze tecniche che c'erano e di possibilità di lavorazione nel cioccolato, le uova erano ovviamente piene, non erano cave come adesso. E direi che, per dare un altro segnale o un'altra informazione, la prima produzione delle uova di cioccolato è probabilmente inglese, dal 1875, dal famoso Cadbury. Prima hanno fatto le tavolette di cioccolato e poi hanno cominciato a vendere anche le uova di cioccolato. Diciamo che questo è il percorso. Però, senta, quanto c'è ancora di quella tradizione in ciò che fate ancora voi adesso, anche proprio nella lavorazione delle uova di Pasqua? Ma guardi, al di là del fatto che poi, insomma, io le do una precisazione, perché poi mi interessa sempre essere preciso nel dire le cose, che noi della compagnia non rappresentiamo tutti i cioccolatieri, ma rappresentiamo, sì, i degustatori di cioccolato. Noi controlliamo la qualità dei cioccolatieri, e questo lo trovo molto interessante, perché noi siamo degustatori e per cui assaggiamo tutto. Per questa ragione direi che quello che rimane della tradizione è sicuramente l'utilizzo di una forma del cioccolato che è legata alle tradizioni, e soprattutto al fatto che l'uovo di Pasqua continua a essere, o lo è negli ultimi anni e ancora di più lo è adesso, dove più si lega anche l'aspetto, chiamiamolo così, gourmet, ma c'è questa voglia di farne un oggetto
bello, di grande anche eccellenza, perché non, anche non ha età è l'uovo di cioccolato, quindi insomma grazie al nostro ospite Gilberto Mora. Ieri, sfogliando i giornali come spesso facciamo alla ricerca di notizie da approfondire, da commentare insieme, ne abbiamo vista una particolare. È una proposta, in realtà è un progetto che è già partito in alcune scuole e adesso sentiremo come sta andando. Si parla appunto di scuole, un'ora a lezione di vita 4.0. Sì, e oggi vogliamo parlare di questo proprio con il direttore del quotidiano nazionale, che ha lanciato appunto una proposta per inserire questa sorta di materia all'interno dei piani didattici. E con noi appunto il direttore Paolo Giacomin. Buongiorno a lei, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto una lezione di vita inserita nei programmi, per certi versi che potrebbe prendere il posto di quella che era l'educazione civica, no? All'interno delle scuole. Sì, sperando che non faccia la stessa fine. Certo. Dovesse nascere. Perché l'educazione civica non la fa nessuno. Viene sì, proprio era un po' la lezione un po' sfigata quella, sì. No? L'abbiamo fatta tutti, no? La conosciamo. Certo. Quindi il vostro obiettivo è inserire questa ora di lezione di vita, proprio per insegnare ai ragazzi a inserirsi in questo mondo sempre più difficile tra smartphone, social. Avete colto esattamente il senso della proposta. È un'ora, potrebbe essere un'ora un po' strutturata per attraversare anni difficili, che sono gli anni della crescita, in un mondo che è diventato sempre più complicato. E lo vediamo, insomma, ce lo racconta la cronaca tutti i giorni. E l'altra cosa che abbiamo cercato di evidenziare è il ruolo di internet, delle nuove tecnologie, dei social media. Spesso abbiamo visto il problema si ferma lì, all'uso delle tecnologie, che è un po' come dire dare la colpa al termometro quando si ha la febbre, no? Magari si enfatizza molto questa parte e ci si dimentica invece del problema di fondo, che è quello dell'educazione. Quindi voi avete così presentato questo progetto e alcune scuole stanno già sperimentando. Alcuni ragazzi sono rimasti una settimana senza smartphone. Sì. Sono sopravvissuti, Assolutamente. Benissimo. Nelle scuole c'è tanta passione per questo argomento, ci sono tante iniziative basate sulla buona volontà dei dirigenti, dei presidi, degli insegnanti. Ecco, quello che vediamo è che manca qualcosa di un po' più strutturato. E forse potrebbe essere il caso di pensarci. Ecco, ma nella sua ottica quale potrebbe essere l'approccio da affrontare, da utilizzare per insegnare ai ragazzi a vivere in questo mondo, come abbiamo detto, difficile da interpretare nei suoi contorni, difficile per i ragazzi ma allo stesso modo difficile per gli stessi insegnanti e i genitori che devono far capire ai giovani come comportarsi? Allora, io questo non lo so, sono sufficientemente modesto per non voler fare il lavoro di altri. Credo che servano professionalità molto forti e oltre alla generosità degli insegnanti. E voi avete toccato un altro tema che è quello che ci sta a cuore, e cioè la difficoltà dei genitori o comunque degli adulti ad accompagnare i più giovani attraverso un mondo che conoscono meglio delle persone di quelli che li devono allevare. Di fronte alle nuove tecnologie, che sono una parte della soluzione, non solo del problema, i nostri figli spesso ne sanno più di noi, e quindi questo rende il nostro ruolo molto più difficile. Parlo di genitori, potrei parlare anche di degli adulti in generale, insomma, davanti a un telefonino, a una chat di mamme che hanno figli a scuola, i comportamenti sono molto simili a quelli dei ragazzi. Forse serve qualcosa di più.
bullismo compreso, nelle chat delle mamme, perché poi il bullismo è che poi il bullismo, al di là insomma adesso di questa battuta, è uno dei punti più importanti di questa, di queste lezioni di vita che si vorrebbe portare a scuola, combattere, capire, intervenire e combattere il bullismo. Sì, sicuramente questo è uno dei temi più scottanti, più gravi. È vero, a volte anche nelle chat degli adulti si vedono chiaramente segni che portati qualche decina d'anni indietro seguono gli stessi principi. Lo ha accennato lei, probabilmente in questa fase c'è anche una inadeguatezza, no? Forse dei professori che per generazione ovviamente sono distanti da questi ragazzi. Forse bisognerebbe intervenire anche con i professori per fare, come dire, dei corsi anche di aggiornamento e far intendere loro come ci si debba muovere per come dire, indurre i giovani a non fare, a non avere comportamenti errati. Sì, ogni intervento è buono. È chiaro che essendo che la tecnologia sta giocando un ruolo fondamentale, no? Nell'amplificare i problemi, attraversare gli strati sociali, nel mischiare le carte, può essere una parte della soluzione, ma bisogna che chi ha in mano, chi sale in cattedra, sappia usare questi strumenti, soprattutto impari a conoscere come funzionino o come funzionano. E questo invito va anche rivolto ai genitori. Noi molto spesso, direttore Giacomin, parliamo soprattutto in linea diretta con gli ascoltatori, molti genitori ci dicono: ah, i social network sono solo dei giochi, ah no, io quelle cose non le faccio, non mi interessano. E la cosa potrebbe un po' allarmare, perché per annientare il nemico, ammesso che sia considerabile tale, va conosciuto, nel senso tu devi conoscere lo strumento per capire quali sono i pericoli. Non credo che la soluzione sia rinunciare alla tecnologia, sia spegnerlo, perché intanto sarebbe una specie di fuga dalla realtà. E la rivoluzione digitale ha completamente cambiato il nostro modo di vivere. Certo. Uscirne potrebbe rivelare delle brutte sorprese, insomma, si potrebbe anche tentare di rientrare nel mondo reale, questa è una battuta che circola spesso sui social, e scoprire all'improvviso di aver perso la password per capire in cosa si sta intorno. Senta, questa vostra proposta si lega anche a una, come dire, una vostra inchiesta che state facendo anche in questo mondo. Ci vuole raccontare anche qualcosa di questo? Cosa avete scoperto? Cosa state scoprendo? Abbiamo scoperto delle realtà molto attive proprio su questo fronte e stiamo cercando di raccogliere, insomma, di mettere un po' in fila tutti i fatti di cronaca che si parlano sotto i nostri occhi. Oggi abbiamo raccontato quella bella esperienza del professore che ha tenuto una settimana i ragazzi senza gli smartphone per cercare di recuperare, come dire, con contatti più reali. E faremo parlare anche i politici, perché in questa fase, insomma, mentre si aspetta di andare verso il nuovo governo, in questa specie di limbo, secondo me è importante vedere chi si assume la responsabilità di portare anche avanti, certo, di intervenire in questo ambito che è quello dell'educazione e della scuola, che è importantissimo. Grazie a Paolo Giacomin, il direttore del quotidiano QN, quotidiano nazionale, per questa lezione di vita 4.0. Speriamo che vada in porto e che riesca la scuola a dare degli splendidi segnali di risposta. Direttore Giacomin, buona giornata, grazie. Buona giornata a voi, grazie. Grazie. L'abbiamo accennato anche nella nostra sintesi, una nuova operazione questa mattina legata all'antiterrorismo. Insomma, sono due o tre giorni che ormai vanno avanti queste operazioni che hanno portato anche a smantellare la rete che avrebbe aiutato il terrorista che colpì a Berlino nel 2016. Insomma, vogliamo parlare di questo allarme terrorismo anche in considerazione dell'arrivo della Pasqua e dell'aumento dei controlli nelle zone sensibili, nelle zone affollate, come accennato dal ministro dell'Interno Minniti, e lo facciamo con Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Buongiorno Margelletti. Buongiorno a voi e naturalmente a tutta la redazione e ai vostri ascoltatori. Da parte mia, della mia famiglia e del Centro Studi Internazionali, migliori auguri di una
vuole essere la Pasqua. Oh, grazie. Oh, grazie. Ricambiamo Margelletti, oltre naturalmente al ringraziamento per la disponibilità, per insomma aiutarci a dipanare queste matasse un po' complicate, questi argomenti decisamente caldi, al netto del fatto che insomma è ancora da appurare se le persone che sono state arrestate, sia i tunisini di ieri sia il marocchino nella zona di Cuneo di questa mattina, effettivamente stavano preparando attentati, sono collegati in modo assolutamente al di là di ogni ragionevole dubbio ad Anis Amri, verrebbe da rafforzare ancora di più l'idea di questo legame con l'Italia in relazione all'attentato appunto di Berlino, perché ricordiamo che Anis Amri è stato intercettato e poi ucciso alle porte di Milano qualche settimana dopo l'attentato appunto tedesco. Allora, chiariamo subito che la vecchia storia che l'Italia è un luogo di dove c'è la logistica, dove si riposano, ma non è un luogo operativo, è una storia antica, vecchia. L'Italia è un paese in prima linea tanto quanto la Francia, il Belgio e tanti altri paesi che hanno purtroppo subito attentati. Per una serie di ragioni da noi questi tipi di attentati non sono stati, non hanno avuto successo, soprattutto per la nostra politica e la capacità delle forze di sicurezza, ma questo non vuol dire che disperatamente non ci provino, e lo vediamo tutti i giorni sui giornali, sono costanti e continue le azioni delle forze dell'ordine. Certo che anche questo, vedendo poi gli atti, insomma le dichiarazioni degli investigatori, colpisce molto che alla fine questi terroristi o presunti tali non siano neanche tanto lontani dall'organizzare questi attentati, probabilmente per le capacità dei nostri servizi segreti non sono mai arrivati al dunque, però come dire, la fase operativa c'è quasi, no? Ci siamo molto vicini. Allora, ci sono due dati. Uno è che sono tante persone, sì. Cioè c'è veramente un brodo universale, come diceva Pazzaglia, quelli della notte, nel quale molti individui cercano di colpire i paesi all'interno dei quali risiedono. E il secondo punto, ed è un'operazione culturale che noi dobbiamo fare, cioè quello di smettere di parlare di emergenza terrorismo come emergenza migranti. Basti pensare che l'operazione che in questo momento più importante stanno facendo i gruppi jihadisti in tutto il mondo è azioni di reclutamento e di propaganda in bambini di 4, 5, 6, 7 anni. Questo vuol dire che ragionano con tempi lunghissimi, altro che l'emergenza. E a questa letteratura noi dobbiamo proporre un modello di convivenza, un modello di rigore, perché convivere non vuol dire stupidamente accettare quello che qualcun altro ci vuole imporre. E noi dobbiamo imporre dei modelli e proporre dei modelli che siano condivisibili a livello europeo, ma su questo la politica è incredibilmente arretrata. Basti pensare che il nostro Parlamento nell'ultima legislatura su un tema così fondamentale come la legge contro il radicalismo in aula non è neanche passata. Ecco, i politici parlano tanto di sicurezza, di aiutarci e quanto altro, ma la legge sulla radicalizzazione poi avevano altre cose da fare. La speranza è che il nuovo Parlamento, tra le primissime cose, approvi la legge D'Ambrosio-Manciulli. Margherita, ha fatto bene a ricordare questo grave errore che molto spesso facciamo, cioè di confondere anche in termini linguistici i presunti terroristi, gli jihadisti con l'immigrazione, anche perché poi nelle nostre città, nel momento in cui si comunica che sta per essere costruita una moschea o un centro di preghiera, subito i cittadini si infervorano, protestano, anche se poi sappiamo che probabilmente il grosso del reclutamento o della divulgazione jihadista passa attraverso la rete internet. Decisamente sì, i cittadini hanno contestualmente ragione a preoccuparsi dei temi dell'immigrazione, perché non si può essere inondati senza un senso logico di che cosa fare di questa marea, e in questo il governo italiano dovrebbe essere sempre più attivo con gli altri governi europei in maniera tale che ci si renda veramente conto e si imponga la linea italiana, che non è un problema italiano ma è un problema europeo. E questo, da una parte i cittadini hanno ragione sulla qualità e la vivibilità delle loro città, dall'altra parte bisogna anche essere onesti, la paura fa guadagnare, la paura fa vendere,
la paura è una risorsa straordinaria di denaro, e ci sono tante persone che sulla paura e sull'odio hanno costruito delle remunerate carriere. Bisogna anche avere l'onestà di dire questo. Per questo io sono felice sempre di parlare da voi, ospite vostro, perché è uno dei pochi luoghi dove il senso comune e la logica prevale sempre. Grazie. Tra l'altro, Margelletti, ciò che mi ha colpito, per esempio, dei recenti arresti, che le persone finite in manette erano molto spesso inserite in un contesto sociale in cui erano identificate con persone, magari come persone schive, ma di fatto accettate, inserite, integrate nel contesto sociale. È una situazione che si replica in tanti luoghi, questa, o è solamente un caso? Ma io direi sostanzialmente quasi tutti i luoghi, ma in quasi tutte le modalità. Basti ricordare che cosa testimoniarono in epoche geologiche, come posso dire, storiche completamente diverse, quelli che vivevano vicino ai carcerieri di Aldo Moro 40 anni fa. Ma erano una coppia normale, persone molto tranquille, non parlavano, ma persone normali. Ecco, tanto per intenderci, questi non vanno in giro col barbone del salafita a urlare all'Akbar, ma cercano di integrarsi per stare sotto i radar delle forze dell'ordine. Che poi è un po' lo stesso discorso che si fa per i serial killer: quando scopri che qualcuno ha fatto affetto alla famiglia, il vicino di casa intervistato dice era una persona tranquilla, normale, assolutamente insospettabile, insomma. Diffidare dai bravi ragazzi. Messa così, allora andiamo a cercarci quelli un po' più furbi. Grazie al nostro ospite chiarissimo, come sempre, Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Grazie e ancora buona Pasqua. Ancora a voi, grazie di cuore, a presto. Ciao. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.